Alcamo blitz antidroga della polizia, scatta un arresto e il sequestro di sostanza stupefacente. Palermo accusa di peculato per gli ex commissari della provincia di Trapani e della Belice Ambiente. Trapani Aeroporto, Vincenzo Florio, la CISL chiede un tavolo tecnico urgente. Mazzara sana alimentazione con il pescato di Sicilia, studenti a tavola Lipsia. Calcio, il Mazzara in 10 strappa un pareggio all'Alcamo, derby a reti bianche. Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati al TG Vallo. Apriamo la prima edizione settimanale del nostro notiziario con tanta cronaca in primo piano. Partiamo da Alcamo, dove il commissariato, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza hanno arrestato un uomo incensurato e sequestrato sostanza stupefacente. Sentiamo. Sabato pomeriggio, ennesimo blitz antidroga del commissariato di pubblica sicurezza di Alcamo, che ha portato all'arresto del 50enne Giuseppe Pilardi, colto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di ben 110 grammi di cocaina. Nel corso di alcuni servizi di controllo del territorio, le volanti del commissariato notavano una manovra maldestra di una piccola utilitaria che, proveniente dallo svincolo della statale 113, si immetteva a velocità sostenuta sulla strada provinciale 55. Ne scaturiva un breve inseguimento ed, una volta fermato il veicolo, gli agenti, insospettiti dell'atteggiamento del Pilardi, controllavano sotto i sedili dell'autovettura, rinvenendo un involucro avvolto nel nastro adesivo. Dopo avere in un primo momento negato di conoscere il contenuto dell'involucro, il Pilardi confessava che si trattava di cocaina. Scattava quindi una perquisizione domiciliare a casa dell'uomo e lì veniva trovato altro stupefacente già confezionato in piccole dosi e pronte per essere vendute. Lo stupefacente sequestrato supera i 100 grammi ed è equivalente ad un valore di circa 10.000 euro nel mercato dello spaccio. L'uomo, nonostante risultasse ufficialmente coltivatore diretto ed incensurato, è stato tratto in arresto e tradotto al carcere di Trapani in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida. Processo d'appello da rifare per Don Sergio Librizzi, l'ex direttore della Caritas, condannato a 9 anni di reclusione. La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d'Appello di Palermo. Sentiamo. Processo da rifare per Don Sergio Librizzi, ex direttore della Caritas diocesana di Trapani, condannato in primo e secondo grado per il reato di concussione e violenza sessuale. La Corte di Cassazione, infatti, ha annullato con rinvio la condanna a 9 anni di reclusione emessa lo scorso aprile dalla Corte d'Appello di Palermo, che aveva confermato la sentenza di primo grado emessa il 30 ottobre 2015 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale trapanese, Antonio Cavasino, a conclusione del processo con rito abbreviato. Accolto dunque dalla Suprema Corte il ricorso presentato dagli avvocati del sacerdote Donatella Buscaino e Vincenzo Lorè. Secondo l'accusa, Librizzi, arrestato nel giugno 2014 e sospeso da ogni incarico nella qualità di componente del Comitato per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, avrebbe preteso prestazioni sessuali in cambio del visto. Dalle indagini condotte dalla sezione di polizia giudiziaria della Forestale presso la Procura trapanese sarebbero emersi una quindicina di casi. Ora quindi dovrà essere celebrato un nuovo processo di appello. Librizzi intanto si trova detenuto agli arresti domiciliari. I carabinieri di Marsala hanno arrestato un ricercato. Sentiamo i particolari nel servizio. Nella mattinata di sabato scorso, dopo settimane di accurate indagini, i carabinieri della compagnia di Marsala hanno tratto in arresto Matteo Peraino, latitante da mesi. Lo scorso 9 ottobre l'uomo, già ristretto presso la propria abitazione marsalese di Contrada Mandriglie in regime di arresti domiciliari per essersi reso responsabile di numerosi furti in tutta la provincia trapanese, evadeva strappandosi dal polso il braccialetto elettronico di cui era stato dotato per evitare che si allontanasse dalla propria casa. Dichiarato latitante il 30 ottobre 2017 dal GIP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, sull'uomo pendeva un'ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari ritenuta ormai inopportuna in considerazione della fuga del reo con la custodia cautelare in carcere. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, dottor Andrea Tarondo, e condotte dai carabinieri della compagnia di Marsala, sono andate avanti per giorni scandagliando la vita del Peraino, i suoi rapporti familiari ed amicali, le sue abitudini di vita e di luoghi da lui maggiormente frequentati.
L'attività investigativa portata avanti anche mediante intercettazioni telefoniche e localizzatori GPS ha permesso in tempi brevi di mappare gli spostamenti effettuati dal Peraino sino a giungere alla sua definitiva cattura e la successiva traduzione presso la casa circondariale di Trapani. Accusa di peculato per due funzionari regionali in passato attivi in provincia di Trapani con il ruolo di commissario straordinario. Sentiamo assieme i particolari nel servizio. Avrebbero percepito compensi aggiuntivi per il ruolo rispettivamente di commissario straordinario dell'ex provincia di Trapani e di commissario straordinario dell'ex Belice Ambiente. Per questo motivo due dirigenti della regione, Luciana Giammanco e Silvia Coscienza, sono stati iscritti nel registro degli indagati della Procura di Palermo. Il reato contestato è peculato e a entrambe sarebbe già stato notificato nelle settimane scorse l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio. Giammanco è dirigente generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica, mentre Coscienza è in servizio al Dipartimento regionale dei rifiuti. L'inchiesta è condotta dal sostituto procuratore Luca Battinieri. La legge prevede che allo stipendio da dirigente non possa essere aggiunto un solo euro per incarichi aggiuntivi di natura pubblica. I fatti si riferiscono al periodo tra il 2012 e il 2013 per Giammanco e tra il 2013 e il 2014 per Coscienza. In un periodo in cui l'applicazione della norma contestata alle due dirigenti non era chiara. In realtà Luciana Giammanco avrebbe restituito i soldi in questione, circa 25.000 euro, ma ciò non avrebbe evitato alla dirigente di essere indagata dalla Procura palermitana. Il peculato contestato a Silvio Coscienza ammonterebbe a circa 39.000 euro. Sarà l'eventuale processo a stabilire eventuali responsabilità. Alta tensione attorno alla realizzazione di un impianto per la produzione di biometano in Contrada Gallitello in territorio di Calatafimi. Nei giorni scorsi i deputati regionali del Movimento 5 Stelle hanno presentato un esposto alla Procura di Palermo che riguarda sia questo impianto ma anche quello che si dovrebbe realizzare a Francofonte in provincia di Siracusa. Per l'alcamese Valentina Palmeri in realtà si tratterebbe di veri e propri inceneritori e per questo motivo i grillini hanno deciso di rivolgersi alla magistratura affinché venga accertato il rispetto delle procedure di legge, soprattutto in materia di autorizzazione integrata ambientale e valutazione di impatto ambientale. Primo prelievo di organi per trapianto in assoluto all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala, come reso noto oggi dall'ASP di Trapani. Infatti è stato eseguito ieri mattina un intervento su un paziente deceduto nel reparto di rianimazione. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte dei familiari, l'equipe medica ha proceduto all'espianto del fegato. L'organo è stato successivamente trasferito all'ISMET di Palermo. Dopo l'ospedale di Trapani, anche quello di Marsala è stato il commento del commissario dell'ASP trapanese Giovanni Bavetta, entra a far parte della rete trapiantologica siciliana. Adesso ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria. Mercato agroalimentare di Mazara del Vallo, una struttura ancora chiusa nonostante gli sforzi e proclami dell'amministrazione comunale. Oggi Palazzo dei Carmelitani ha pubblicato un avviso con il quale intende affittare i privati box ancora disponibili al Porto Nuovo. Vogliamo che il mercato entri in funzione nel più breve tempo possibile ed è per questa ragione che abbiamo deciso di riaprire i termini per l'assegnazione dei box non ancora affidati, ha annunciato il sindaco Nicola Cristaldi. Chi fosse interessato potrà chiedere l'assegnazione in comodato d'uso gratuito dei box in questione. Le domande dovranno essere presentate entro il 20 gennaio. Educare i ragazzi a una sana alimentazione e alla valorizzazione del pescato locale, questo è il progetto portato avanti dalla Regione Siciliana, dal Dipartimento della Pesca in collaborazione con l'ASP di Trapani e l'Istituto Ipsia di Mazara del Vallo con i ragazzi dell'alberghiero. Oggi questa mattina una prima tappa con la partecipazione degli alunni della quinta elementare del quarto circolo didattico ai quali è stato offerto in degustazione un menù composto da un tortino di anelletti con sarde, un secondo piatto di pesce spato al forno condito con olio extravergine di oliva e una dadolata di arance. Ma sentiamo al riguardo alcune interviste. Un progetto importante che parte dalla Regione Siciliana, Dipartimento Pesca, coinvolge l'ASP di Trapani e naturalmente le scuole. Educare ad una sana alimentazione partendo da che cosa? Dalla valorizzazione dei prodotti locali?
Qui abbiamo cercato di riunire sia la scuola elementare, le classi quinte del quarto circolo didattico, per cercare di educare i bambini a una corretta e sana alimentazione con i prodotti locali, dal pesce azzurro, quindi cercare di valorizzare il pesce azzurro locale, in questo caso oggi è stato fatto un timballetto con a base di sarde, finocchietto, tutti aromi mediterranei, la spatola con altro pesce azzurro fino adesso poco valorizzato, e cercare di avvicinare i bambini al gusto e al consumo del pesce. Poi naturalmente sono state utilizzate anche le verdure locali e le arance per un perfetto equilibrio alimentare, perché si parte appunto dai carboidrati fino alle proteine, quelle nobili del pesce, e alle vitamine presenti nelle verdure e nelle arance mediterranee. E in questo abbiamo voluto coinvolgere l'alberghiero di Mazara, questo al fine di formare già le professionalità future, i futuri cuochi che saranno presenti nei nostri ristoranti, e avvicinare quanto più possibile a una dieta mediterranea, corretta alimentazione. Ecco, lei che è un diabetologo e nutrizionista, quanto è importante l'educazione all'alimentazione partendo appunto dai primi anni di vita di questi ragazzi? Diciamo che per noi è estremamente importante, perché le malattie cronico-degenerative, ovvero il diabete, l'obesità, ma anche l'aterosclerosi, dipendono tutte da cattive abitudini e cattivi stili di vita, da un lato da alterazione di quella che è la quantità e la qualità degli alimenti, dall'altro della sedentarietà. Avere la possibilità di invitare i bambini e spiegare loro le tecniche di una corretta alimentazione, il valore della nostra dieta mediterranea, la valorizzazione di quelli che sono i nostri alimenti tipici, come per esempio il pescato di Mazara del Vallo, ci permette di indirizzare questi bambini a un corretto stile di vita. La possibilità inoltre di poter invitare i bambini alla degustazione, quindi al confronto reale e diretto con quella che è la tavola all'interno di un istituto quale l'Istituto Alberghiero, ci ha permesso di indirizzare i bambini nella maniera sicuramente più corretta, di incuriosirli e di portarli verso la strada che secondo noi è quella della prevenzione delle malattie cronico-degenerative. Sono molto felice, abbiamo cercato di promuovere il pesce azzurro, quindi rendere un prodotto semplice ai loro gusti, quindi spero di essere riuscito nell'intento, quindi abbiamo dato questo timballetto molto semplice, un assaggio e i nostri sapori, poi l'altro era promuovere appunto il pesce sciabola abbinato con delle verdure semplici, perché loro di conseguenza sono un po' resti a mangiare le verdure, in questo modo abbiamo cercato di stimolare la loro attenzione e curiosità. Spero di essere riuscito nell'intento. Si parlerà di donazione degli organi domani mattina al Liceo Scientifico Cipolla di Castelvetrano. A partire dalle 9.30 nell'Aula Magna si terrà un incontro promosso dalla scuola e dall'azienda sanitaria provinciale di Trapani. Previsti gli interventi, tra gli altri, del dirigente scolastico Gaetana Maria Barresi e del presidente della commissione straordinaria del comune di Castelvetrano, Salvatore Caccamo. Parliamo adesso dell'aeroporto Vincenzo Florio. La CISL chiede un tavolo tecnico urgente per discutere del presente, ma soprattutto del futuro dello scalo. Sentiamo. Mentre l'aeroporto appare quasi del tutto abbandonato, mentre ci sono solo incertezze sul futuro, apprendiamo che 2,5 milioni di euro che la Regione aveva stanziato per il rilancio dello scalo di Virgi sono rimasti inutilizzati perché la stessa amministrazione regionale non ha fornito le adeguate informazioni al libero consorzio ex provincia di Trapani su come poter trasferire questi fondi per il loro utilizzo e quindi come rendicontarli. Ci sembra davvero assurdo. Ad affermarlo sono Leonardo Lapiana, segretario generale CISL Palermo Trapani, e Rosanna Grimaudo, responsabile territoriale FIT CISL Trapani, intervenendo sulla vertenza dell'aeroporto Vincenzo Florio. Se non verranno utilizzate queste somme, che debbono essere trasferite al libero consorzio, dovranno tornare nelle casse regionali ed il territorio di Trapani non può di certo permetterselo, evidenziano ancora i due sindacalisti. Chiediamo, aggiungono, un tavolo tecnico urgente con tutte le parti coinvolte, Regione, Airgest, sindacati e l'ex provincia di Trapani, per affrontare il tema del futuro dello scalo e dell'utilizzo di questi fondi che sono essenziali per la sua sopravvivenza e per il rilancio di un settore fondamentale per l'economia del territorio come quello del turismo. Bisogna sbloccare le somme in tempi brevissimi, concludono Lapiana e Grimaudo,
Come si può consentire di perdere risorse così preziose e che potrebbero rappresentare una svolta nell'avvertenza dell'aeroporto e dei suoi lavoratori che vogliono rivedere le piste in piena operatività? Si è svolta sabato scorso presso la Lega Navale di Mazara del Vallo la tradizionale festa di Natale dedicata ai bambini. Hanno partecipato i bambini delle comunità Orchidea, Piccole Donne Mimose e Speranza, unitamente ai figli dei soci. È stato offerto loro un pomeriggio di giochi e divertimento all'insegna dell'amicizia e della fratellanza. E siamo allo sport e parliamo di calcio. Iniziamo dalla Lega Pro, battuta interna per il Trapani, fermato al provinciale 2-1 dal Cosenza nel match valido per la 18ª giornata del girone C. Uno stop che costa ai granate il secondo posto in classifica. Il Trapani resta a quota 35 punti al terzo posto dietro Lecce e Catania. Sabato prossimo i granata sono attesi dal derby fuori casa contro il Siracusa. In Serie D, altra debacle del Paceco, questa volta sconfitto 2-1 sul campo del Roccella. Il match era valido in questo caso per la 17ª giornata di campionato. I pacecoti restano all'ultimo posto in classifica, quota 7 punti assieme al Capo Rizzuto. E domenica prossima altra trasferta per il Paceco, questa volta contro l'Ercolanese. Passiamo adesso all'eccellenza e alla promozione. Vediamo assieme risultati e classifiche. Campionato d'eccellenza Girone A, 15ª giornata, Alcamo Mazara 0-0, Atletico Campofranco Caccamo 2-3, Castelbuono Mussomeli 0-0, Cus Palermo Parmonbal 1-2, Dattilo Licata 1-0, Camarat Pro Favara 2-1, Marsala Canicattì 0-0, Monreale Casteldaccia 1-0. La classifica: Dattilo 33 punti, Marsala 31, Licata 29, Caccamo Mazara e Parmonbal 28, Canicattì 25, Cus Palermo e Alcamo 22, Pro Favara e Monreale 16, Castelbuono e Camarat 14, Atletico Campofranco 13, Mussomeli 11, Casteldaccia 4. Campionato di promozione, Girone A, 15ª giornata, Altofonte Castellammare 94 non disputata, Castellammare Atletico Ribera 1-3, Don Bosco Partinico 5 Torri 0-0, Gattopardo Vallelunga 2-1, Libertas 2010 Ravanusa 6-0, Nuova Sanchez Partinica Audace 1-3, Salemi Casteltermini 2-0, Serra di Falco Campobello 0-2. La classifica: Partinica Audace 43 punti, Salemi 35, Castellammare 94 32, Altofonte 25, Campobello 23, Libertas 2010 22, 5 Torri 20, Gattopardo 17, Castellammare 16, Atletico Ribera e Don Bosco Partinico 15, Vallelunga e Nuova Sanchez 14, Ravanusa e Casteltermini 13, Serra di Falco 10. In eccellenza dunque, pareggio a occhiali del Mazara sul terreno di gioco dello stadio Lelio Catella di Alcamo contro i locali. Vediamo assieme gli highlights. Amiche e amici sportivi della provincia di Trapani, bentrovati dallo stadio Lelio Catella di Alcamo da Giovanni Dilluvio. Tra qualche istante avrà inizio la partita tra l'Alcamo e il Mazara, valida per la 15ª giornata del girone A del campionato d'eccellenza. Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, c'è la sovrapposizione da parte di Locascio, ancora per l'asse in area di rigore che finisce a terra, l'arbitro fa giocare. Contatto dubbio all'interno dell'area di rigore del Mazara quando siamo nel corso del secondo minuto di gioco. Ancora il Mazara con Rosella. Gomez che innesca, Palazzo tenta la conclusione. Ancora per Ricone, supera Sciara, il controcross ottimo sulla sinistra per Parisi che entra in area di rigore, finisce a terra Parisi e c'è il calcio di punizione dal limite per l'Alcamo e Grippi è stato espulso. Speciale, poi finisce a terra un giocatore dell'Alcamo, attenzione, tutto regolare, sgarrata all'interno dell'area di rigore per l'Asa, il tiro ci mette il corpo Licata, l'azione però non è finita con Parisi, ancora Parisi all'interno dell'area di rigore, il tiro, il tocco da parte di Palazzo, chiedono ancora un tocco di mano da parte del capitano Canarino, ma ci sarà soltanto un tiro della bandierina. Poi Locascio non arriva sul pallone, Cortese, attenzione per Gomez, Gomez, ancora Gomez, si libera di tre avversari, il tocco all'indietro per Cortese, Cortese, ancora Gomez che cincisca troppo con il pallone. Il fischio speciale, pallone in mezzo, non ci arriva Calaiò per un soffio, il pallone poi sfiora il palo destro della porta. Difesa da Dolenti, arriva adesso il fischio d'inizio di questo secondo tempo, a giocare il primo pallone della ripresa è l'Alcamo. Rosella, la rincorsa, il pallone nell'area di rigore, ci arriva
Cortese che spizza il pallone, non inquadra però lo specchio della porta difesa da Zummo. Il fischio del direttore di gara, il cross di Palazzo sul secondo palo per Rosella che mette il pallone in mezzo. Non arriva nessun giocatore del Mazzara, poi Gomez non riesce a mantenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco. Buona occasione per il Mazzara. L'Alcamo mette qualcosa in più in avanti. Intanto attenzione a questo pallone con Di Simone che prova la rovesciata. Poi il tocco all'indietro per Cernia, adesso Perlasa all'interno dell'area di rigore, si gira il tiro di Perlasa. Riesce a salvarsi in qualche modo la difesa del Mazzara. Ora il Mazzara, doppio dribbling del numero 16 Canarino. Di Simone, ancora Di Simone, avanza palla al piede, finisce a terra, innesca Rosella sulla fascia destra, il cross di Rosella, ci arriva Palazzo e la paratona da parte di Zummo. E sentiamo adesso le interviste post gara di Alcamo Mazzara, ricordandovi che la telecronaca di questa partita questa sera la potrete vedere soltanto su Televallo a partire dalle 21.35. Mister, uno 0-0 frutto di una partita sicuramente non bellissima, vara di emozioni, caratterizzata anche dall'espulsione di Grippi nel Mazzara. Che partita è stata secondo lei? Guarda, perché io non capisco perché mi dice una partita non bellissima. Io devo leggere questi ragazzi, qua qualcuno ancora non ha capito ad Alcamo e in tutti gli ambienti che qua ad Alcamo c'è una questione di crescita, c'è la squadra più giovane del campionato, questi ragazzi stanno avendo una crescita costante, di prestazione parlo io, è normale che oggi è venuto il risultato meno, c'è stato un pareggio contro una grande squadra che è il Mazzara, ce lo teniamo molto stretto questo pareggio, come mi tengo stretto il pareggio a Mussomeli. Qua ancora ho capito, sì, Alcamo è una grande piazza, ok? Qua ci sono dei giovani che lavorano durante la settimana, fanno dei enormi sacrifici, stanno crescendo in maniera costante, stanno trovando l'equilibrio giusto, abbiamo trovato un equilibrio che ci porterà avanti. Quindi non capisco, l'Alcamo ha una squadra più giovane, l'obiettivo è quello di migliorare prestazione in prestazione, penso che gli obiettivi si stanno raggiungendo. Qua mi sa che c'è l'unica cosa, che il rammarico che c'è è il risultato, che questi ragazzi gli premiava le feste, il Natale, che lo meritavano tutto. Toto, uno 0-0, dicevo al tuo collega dell'Alcamo, frutto di una partita sicuramente non bellissima, varia di emozione, sulla quale ha pesato sicuramente l'episodio nel primo tempo dell'espulsione di Grippi. Sì, ma anche le condizioni climatiche, insomma, le condizioni del campo impediscono la squadra tecnicamente. Viene penalizzato, però chiaro, una partita gagliarda, devo fare complimenti all'Alcamo perché ci ha creduto fino alla fine. Il primo tempo hanno speso tanto, cioè ci hanno attaccato in 10 uomini, abbiamo sofferto, poi il secondo tempo penso che non abbiamo sofferto più di tanto, anche in 10 uomini. Un Mazzara che alla fine questa partita con un pizzico di fortuna l'avrebbe potuto portare a casa con un successo e 3 punti importantissimi. Sì, il secondo tempo è stato panneggio nostro, insomma, non penso che, se ho contato 6 calci d'angolo e poi la prudenza di Zummo su quel tiro di Palazzo, poi Dolenti per me per il secondo tempo è stato operoso, non ho fatto neanche un intervento. Adesso mercoledì c'è Ligata in Coppa Italia, poi una pausa per ricaricare le pile e ripartire nel 2018, in che modo? È una rosa molto, molto ristretta, giocano sempre gli stessi, insomma, non riescono a rifiatare. Speriamo che in settimana arrivi qualche giocatore e poter impolpare di più la rosa. Mercoledì è una partita importante, contro una squadra importante. Speriamo di fare un risultato importante e poi giocarci alla fine. E siamo arrivati alla fine dell'odierna edizione del TG Vallo. Vi ricordo ancora una volta che questa sera potrete seguire la telecronaca integrale della partita tra l'Alcamo e il Mazzara soltanto su Televallo a partire dalle 21.35. Grazie come sempre per aver scelto la nostra informazione. Arrivederci.